Questa foto è un gioco di specchi, Edson Arantes da nascimento, in arte perè, e Alessandro Mazzola, detto Sandrino. In realtà sono quasi coetanei, il brasiliano è due anni più grande del, del, dell'italiano. Entrambi condividono il segno dello scorpione. 12 maggio 1963, Milano, Stato di San Siro. C'è un amichevole, l'Italia gioca contro il Brasile, non è un amichevole come un'altra, non solo perché Italia-Brasile è sempre Italia-Brasile, ma perché i sudamericani sono doppiamente campioni in carica, hanno vinto le ultime due edizioni del mondiale. Pelé ha alzato la Coppa del Mondo nel 1958 a Stoccolma e nel 1962 a Santiago del Cile e ha già 38 presenze in casacca verde oro. Questa foto è un gioco di specchi, è un gioco di specchi perché Sandro Mazzola è all'esordio in Nazionale Azzurra, la prima partita in assoluto con eh, la maglia della, eh, più rappresentativa del paese. E poi ne collezionerà 70. E, e però i due si cercano, i due si concedono ai flash dei fotografi al, del, poco prima dell'inizio della partita al centro del campo con compiacimento reciproco. Mazzola cerca Pelé, perché Pelé è il numero uno al mondo, è il più forte di tutti, ha già, come detto, eh, alzato per due volte la Coppa del Mondo e, e, e in qualche maniera è, è, è un suo riferimento un suo idolo, ma adesso diventa avversario, quindi il modo migliore per cercare di ehm, rispondere a ambizioni molto alte che Mazzola ha rispetto alla sua carriera stessa. Ma c'è compiacimento anche in Pelé, perché Pelé in realtà, in questa foto con Sandro Mazzola, vede una foto con Mazzola, non con Sandro Mazzola, cioè vede una foto con Valentino Mazzola, il padre di Sandro, detto Tulen. Il più, il più forte giocatore italiano, probabilmente di sempre, perito nel 1949 nello schianto di Superga. E quel Valentino Mazzola Mazzola con una Z, è stato per tanti anni l'icona in Brasile, un idolo, forse ancora più che in Italia. E a quell'icona, Pellè si è ispirato per la sua carriera. Ed ecco che un gioco del destino gli presenta davanti un altro Mazzola e glielo presenta in campo, il figlio. E ecco che in questo momento. Pelé e Mazzola rappresentano un gioco di specchi, evidentissimo. Questa foto è un gioco di specchi, ma è anche un elastico. È un elastico nel momento in cui Mazzola a sua volta vede in Pelé il riferimento e il, eh, come possiamo dire, il viatico per ottenere i, i risultati addirittura superiori a quelli del padre. Sì, perché da lì a pochissimo Sandro Mazzola vincerà tutto quello che c'è da vincere con l'Inter, salirà sul tetto d'Europa e del mondo. E poi sarà anche vice campione con la eh, Nazionale Azzurra, vice campione del mondo. Già, vice campione. Perché sette anni dopo questi due signori, Pelé e Mazzola, si rincontreranno, ma stavolta in finale, non in un amichevole, a Città del Messico, nella finale dei campionati mondiali. Vincerà il Brasile, Pelé sarà campione per la terza volta e vale, eh, Sandro Mazzola soltanto vice campione. Già, perché questa foto è un gioco di specchi. E gli specchi possono cambiare la prospettiva, possono cambiare l'ottica, ma in nessun caso possono cambiare il senso delle carte già distribuite per noi dal destino.